Carlo Verdone, protagonista a Maratea della quarta giornata del Festival del Cinema. Accolto calorosamente dal numeroso pubblico che ha affollato il Cine Village, Verdone si è detto colpito dalla bellezza di una regione piccola ma buona dove c'è tutto, dal mare alle montagne. Ottimo, ottima. Ho visto gran partecipazione di giovani, grande presenza di, 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 di artisti con la maiuscola. Quindi, secondo me. Eh, meglio di così non poteva avere. Ma Verdone non è stata l'unica sorpresa della quarta sera iniziata con la presentazione del nuovo sito internet della Lucana Film Commission. A seguire l'intervento Paesaggio Lucano, cinema ed emozioni curato da Anna Lisa Percoco della Fondazione Eni Enrico Mattei e il dibattito Il cineturismo come percorso internazionale di valorizzazione del territorio. Non è mancata la proiezione di altri cortometraggi made in Basilicata, Flippo con la Basilicata di Nicola Bisceglie la Riva di Nicola Ragone e Cenere di Gianni Saponara. Altra star della giornata l'attrice Manuela Arcuri. La serata, condotta da Manila Nazzaro con la partecipazione straordinaria di Cataldo Calabretta, si è poi conclusa con un omaggio al cinema di Verdone e la proiezione del film l'abbiamo fatta grossa. Questa sera gran finale con il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, che in mattinata ha tenuto una masterclass riservata ai giovani artisti lucani, e con la showgirl modella e conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci. Nel programma di stasera anche il concerto della grande orchestra sinfonica russa. Spazio poi al Cinema Lucano, con una tavola rotonda su vecchie e nuove leggi del cinema italiano, moderata dal giornalista Giovanni Terzi. Madrina della serata, la cantante Silvia Salemi. A conclusione della serata, la visione integrale de la grande bellezza.